Ciao a tutti, oggi vi parlo della Diadora Akip Atomo, una scarpa bella voluminosa, certo, una scarpa maxi della categoria A3 massima ammortizzazione plus, ha ben 36 mm di gomma sotto al tallone, con un differenziale tacco punta di 5 mm. Misure che la pongono a livello di una Okabondi, per dire, che ha lo stesso spessore di intersuola e ci assomiglia anche un po', diciamolo, sia per un po' di geometrie generali che anche per così un aspetto della tomaia che però qui è un po' più snella nel disegno. Una scarpa che, a differenza della Bondi che pesa sui 300 grammi, ne pesa solamente 250, persino meno della Oka Clifton, che è il modello inferiore rispetto alla Bondi per quanto riguarda il livello di ammortizzazione e protezione, che qui non manca, però non è quel tipo di ammortizzazione spugnosa, flaccida, che ti dà anche piacere quando corre e ti senti wow, sì, ti dà piacere, ma diciamolo, non è quel tipo di attività di reazione che supporta bene la corsa, ti fa sentire comodo certo al momento dell'atterraggio e poi vai, però se qualcuno, soprattutto di bella stazza, non dico pesante, ma anche di bella stazza con un passo pesante, vuole correre e correre in maniera energica, ci vuole una scarpa come questa, che ti dà sì un momento di atterraggio ammortizzato ma più elastico, più capace poi di rilanciare il passo grazie a questa tecnologia rocker che è permessa anche dalle intersuole voluminose, che ti dà appunto la capacità di far viaggiare bene il passo sul terreno, cosa anche che viene così facilitata dal fatto che anche la pianta d'appoggio nella zona anteriore non è larga, è abbastanza snella e come vedete anche qui l'intersuola e la suola ha queste solchi che permettono nella fase di spinta una discreta flessibilità e quindi elasticità al momento del rilancio. Una scarpa quindi dinamica più che ammortizzante nel senso morbidoso, una scarpa che anche nella tomaia è bella, consistente. Io avevo già provato la Volo, che era una scarpa comoda con quella tomaia ariosa e morbida. Questa è molto differente, abbiamo sempre un tessuto ben traspirante ma più consistente, una tomaia che veste in maniera più fasciante, più solida, più tenace, vi fa sentire già più contenuti, meglio contenuti, con un contrafforte tallonare che rispetto alle le altre scarpe della categoria Maxi è più snello e non ha quelle eccessive imbottiture che sì, oppa, sempre quel discorso della morbidezza. Veste in maniera fasciante ma senza andare proprio a... E comunque è ben solida, non scivola sul piede al momento della corsa, quindi una scarpa che sì, è massima ammortizzazione, ma è anche molto performante da questo punto di vista. Assomiglia più a certe maxi come la Saucony Endorphin Shift o anche l'Adidas Boston nell'ultima versione, che hanno quelle belle intersuole, ma la tecnologia e una certa consistenza di gomma che facilitano di più la corsa che non la comodità. Quindi una scarpa adatta anche a corridori leggeri, perché comunque snella e leggera, una scarpa dinamica per corridori anche pesanti e forti ed energici, per andare a correre anche tutti i giorni, anche su lunghe distanze.